Mamma mia, Vanessa, sei malata. Non è vero. No, Vanessa. No, no, no. No, sì, Vanessa. Vado, però. Hai sentito che starnuto? Tu hai la gola in fiamme. Sì, però oggi vado. Sì, va bene. Oggi vai, ma ti copri e non ti voglio vedere che ti spogli, perché sei malata. Fa niente. Dove andiamo oggi? Andiamo a caccia alle uova. Andiamo alla caccia alle uova. Ti sei svegliata che non respiravi, completamente tappata. E non lo so. Ho un brutto presentimento, ma no, speriamo sì, di no. Ma non per oggi, in generale, basta. Non ti sto dicendo che oggi non vai. Vuoi andare? Vai. Tra 3 giorni arriva ma Isabella, eh. Visto che alla caccia alle uova c'è il ristorante. Quindi? A che ora finisce la caccia alle uova? Alle 6:30. E poi torniamo subito a casa. C'è anche la nonna Elisa con la febbre molto alta, sono un po' preoccupata. Quindi torniamo subito a casa, anche perché domani si va a scuola. Ok? Preparatevi perché è già quasi ora di andare via, eh. Manca un'ora e dobbiamo andare. E andiamo giù a mangiare? Sì, andare, dobbiamo andare. Giù. Dobbiamo andare, Vanessa, alla caccia delle uova. Sì, uova. Un'ora. Tra un'ora, sai quanto ci vuole? Ma che passa un'uova? Un secondo. Io cerco anche le uova. Dietro l'albero, nascoste, sotto certo. L'erba. Magari sotto l'erba, magari c'è un buco. E dentro c'è l'uovo, poi lo ricordo. E allora loro magari lo comprano con l'erba. Certo, amore, poi vedremo come funzionerà. Bisogna. Dimmi. Ma perché ci dobbiamo vestire così? Già tu sei troppo elegante. Non è vero. Ti ho detto che quel sono maglioncino. Sono pantaloni neri. Ti sporchi. Siamo in campagna. Ne vuoi fare ancora qualcuno? Allora, ragazze, nonna Elisa la febbre a 39,5. Voi due siete. Tu stamattina ti sei svegliata completamente tappata. Se tu ti togli quella. Appunto, se tu ti togli quel maglioncino, come oggi fa? Prendi freddo e tu avrai la febbre per il giorno di Pasqua. Ragazzi, scrivetevi anche voi nei commenti che non devono togliersi il maglione e mettersi a maniche corte. Ieri sera siete state in cortile a giocare e a mezzanotte e a luna di notte volevate ancora andare a giocare. Tra 3 giorni arriva Isabella, arriva Aria, arriva la zia e se sarete malate non le potrete vedere ed è un peccato perché poi passerà un altro anno prima che arrivano. Non vi dispiace? Adesso andiamo giù a mangiare che dobbiamo uscire, dai. Ma sei pronta? Cosa hai in testa? Sei pronta amore per giocare e divertirti tantissimo oggi? Mi raccomando, devi vincere, eh? Bimbe, siamo arrivate? Adesso scende anche Giada, siete contente? Adesso andiamo a vedere com'è il posto. Ciao Giulia. Ciao. Bentornata. Ma tra di noi. Dentro? Come? No, è qua di, è di là, ho visto che di là ci sono dei bimbi. Ma io entrando? Vabbè, non lo so, adesso vediamo, Chiediamo informazioni. Sicuro c'è il ristorante. Guarda. Dicono anche che si mangia benissimo in questo ristorante. Buongiorno. Ciao Giada. Cosa succede adesso? Allora, qua non so cosa vogliamo fare, ma credo che ci danno degli stampini. Ma chi arriva adesso a prendervi? Poi il coniglio? Qua, sì, qua c'è tipo una mappa sì? E poi un percorso. Ok, ascoltami, ti puoi togliere questo? Sai che io forse non ti posso seguire? E quindi non potrò riprendervi. Mi dispiace, mi racconterai dopo tutto, va bene? Ani? Se non ti posso riprendere, poi mi racconti tutto tu, d'accordo? Mi raccomando, Vinci amore, vinci il coniglio, portalo a casa. Ciao coniglio. Ciao. Come ho detto già prima ad Anastasia, non vi potrò seguire, per me sarà un gran peccato, però niente, che vinca il migliore, mi raccomando. Ani, non ti perdere, che sei piccina tu. Poi mi raccontate tutto, stai attenta a tua sorella, va bene? Anche tu Giuli, sei abbronzata? C'hai già le gote rosse. Stiamo andando, bimbi? Sì. Siete contente? Quasi con le mappe in mano come se fosse la caccia al tesoro della vostra vita. Perfetto. Buon divertimento. Ciao, Ani. Ciao. Ragazzi, le bimbe sono andate a fare questa caccia alle uova. Vediamo se riusciamo a vederli e a strappare qualche piccolo pezzo di video. Ciao. Cosa dovete fare? Che bello! Dobbiamo dipingere e dopo con Alice dobbiamo fare la pozione. Ok, dai! Mi raccomando, Ciao Marina! Ma possiamo già iniziare? Sì, dai, iniziate! Dovete leggere qualche istruzione o a caso? Dobbiamo dipingere come vogliamo. Ok, dai! Dai, Anni, dai! Scoppietta? Sì! Perché si è asciugata un po'. Devi schiacciarla bene.
Adesso con il stregato aggiungiamo le uova e dopo con Alice facciamo la pozione. Fatela? La pozione. Wow! Cioè, lei mi sta ricopiando e loro due si stanno. Tanta, devono essere molto colorate, non soltanto due colori. Cioè, come volete, però se sono più colorate. Scoppietta perché si sono asciugate. Siete qua in coda a aspettare per fare la pozione? Sotto il sole così? Dopo dobbiamo fare il timbro dal cane. Come va? Hai caldo, amore? No? Vuoi aspettare? Ani, fa vedere, avete fatto la pozione? Sì, mi sono allontanata. Per diventare grande. Per diventare grande? E tu? Per diventare grande. Anche tu? Anch'io la voglio. Allora. Anch'io l'ho presa. La voglio anch'io, voglio diventare grande. Fammi, vieni. Neanche a fargli mettere il timbro. Vieni, amore. Timbro fatto? Avete fatto il timbro tutti? Ok. Non lo so, adesso guardiamo dove bisogna andare. Dove si va per l'attività? Chiedo da stregato. Da stregato? L'abbiamo già fatta. Finito quindi? La stregata l'abbiamo già fatta. Boh, uova, ma la caccia, le uova, dov'è? È dopo la merenda. No, perché ci sono le mele dopo da raccogliere. Ma secondo me non ci sono le uova. Merenda, fatemi vedere, cosa c'è in questa merenda? Wow, che buona. Ani, mangia tutto. Anche la fragola, Hai capito? Sì, mamma. Perfezione. Ma puoi prendere quella torta al cioccolato? Guarda. Sì. Avete fatto un gioco, amore? Ma vi state divertendo? Dimmi la verità. Sì? Te lo aspettavi così? O ti aspettavi qualcosa di meglio? Io mi aspettavo qualcosa di meglio. Mi aspettavo una ricerca delle uova. Magari adesso c'è. Non lo so, non ho capito. Perché dopo c'è un altro gioco. C'è un altro gioco? E la carota chi l'ha trovata adesso? Tu ti stai divertendo, amore? Sì? Sei contenta? Mi fa piacere. Amore, cos'è sul... Mettiti così con la testa. Madonna, è rosso però, Ani. Vai la salvietta. Ah, ma la salvietta è... Dov'è? Ma non è rosso. Sì, è rosso. Adesso andiamo a casa, dai. E ce lo curiamo. Adesso, sì, allora... Sono nata così, non è? Sei nata così, con le corna? Fantastica, amore. Sei un coniglio. Ani, cos'è successo? Cos'è successo? Fa vedere. Chiudi l'occhietto. Hai preso un filo nell'occhietto, amore. Ma lo devi fare attenzione, ti fa male. Amore. Momento. Anch'io. Dai. Hola. Diciamo. Ti sei fatta male. Vai amore, piano piano, Ani. Brava. 3, 2, 1. Amore, ma guarda che botta che hai. Ti sei sgramata anche tutto il nasino, ti manca la pelle. Fammi vedere l'occhietto. Fa vedere. Chiudi l'occhio. Ma si può, amore? Allora, questi... Qua. Sì, sei proprio fatta malissimo. In pochi mesi, Anastasia, hai preso... Ma forse ho... Qua è giallo. Però che brutto. No, qua ti sei fatta proprio tanto male, ma anche con l'occhietto. No, perché forse qua... No, qua sopra. Ma so che colore è. Ma no, papà diceva che avevi le occhiaie. Ma io le occhiaie, sinceramente, non te ma le vedo. Ma cos'è? Questo cos'è? Cos'è? In che senso? Cos'è? Niente. Cos'hai? Da quella parte non ti sei fatta niente, ti sei fatta male di qua sull'occhio, che qua adesso non si vede bene, e ti sei fatta male al nasino. Ti manca un pezzo di carne, Schifo. Ascoltami, adesso ti sento anche un pochino calda. Speriamo però di sbagliarmi e niente. Ma io sto contento. Ma come mai non vuoi andare a scuola? Non ti senti bene? Non ti senti bene, amore? C'è il saggio di Vanessa domani di musica, eh? Domani mattina vediamo un po' come va, ok? Adesso andiamo su, ci laviamo i dentini, mettiamo il pigiamino e andiamo a dare e diamo la buonanotte ai nostri cucciolini. Vi siete divertite oggi, Vane? Sì. È stato bello? Sì. Ma ve lo aspettavate così? Io me lo aspettavo più bello, però. Sì. Mi aspettavo una caccia alle uova che non ho visto, vero? A parte voi avete detto che c'era un uovo d'oro da cercare, quindi... No, cioè, nel labirinto, ma era piccolissimo. Sì, era proprio per bambini strapiccoli, no. Bocciata la caccia alle uova, è stato il primo anno e sarà anche l'ultimo. Mi è piaciuto di più?
quando dovevamo dipingere. Sì, era un'attività creativa, sì. Vero? È stata forse l'unica attività creativa che c'è stata. Vabbè, fa niente, non l'avevamo mai fatta la caccia alle uova, l'abbiamo provata. E la prossima volta l'ago dell'olmo. Io non farei più neanche la caccia alle uova, ti dico la verità. No, non mi è piaciuta. Vabbè, l'ago dell'olmo non lo sappiamo e potremo provarla il prossimo anno. Andiamo a far nannina, andiamo a prepararci e diamo la buonanotte ai nostri cucciolini. Vai a far lo zaino, ok? Tanto è poco domani, 2 ore, poi vai a far la, poi hai la recita. Fare? Perché ti devi fare lo zaino, amore? Non ci sono le cose là. Okay. Amore, come stai? Ma guarda te che botta che hai preso oggi. Fammi vedere qui. Guardate, ragazzi. Poverina Anastasia. Ah, c'ha ragione. Oh, scusami. Ha ragione papà che sei viola qua sotto. Anche qua sotto. Un po' mi sì. Mi piacciono i miei capelli. Sì, ti sei tolta l'elastico e ti fanno male anche quelli. Ti sei, insomma, oggi diciamo... Dove scappi? Io mi avvicino e tu scappi. Oh, che meraviglia. Ciao, amore. È arrivata. Tu domani cos'hai a scuola? Il saggio di musica. Sono proprio curiosa di vedere che cosa avete fatto a scuola con queste lezioni di musica. E quando vedrete questo video ve l'avrò già fatto. È vero, sì. E sarai stata bravissima sicuramente. Anch'io. Tu lo fai quando il saggio di musica? Musica. Quando lo fai? Dopo lunedì. Martedì. Cosa c'è dopo lunedì? Martedì. Sei un disastro in faccia, cioè veramente, stai ferma, guarda qua, era andato tutto bene, poi quando abbiamo detto andiamo a casa ti sei fatta male, guarda che hai veramente l'occhiaia, ma c'ha ragione papà, ma guarda, qua è rossa, qua è viola, ma la vedi? Cioè, sembra che gli hanno dato un pugno. Sei un disastro tesoro, comunque dai, adesso andiamo a dormire, vediamo domani mattina come ti svegli, eh? Però l'occhietto lo riesci a tenere aperto, giusto? Però è brutto vedere il naso così. Un po' distrutto, sì. Ma ce la facciamo noi a non farci male una volta? Proprio alla fine? Proprio alla fine. Cioè, siete state in giro da sole tutto il giorno, vi siete divertite. Come hai fatto a prendere il filo in faccia, nell'occhio? I fili erano lì da quando eravamo arrivati, erano 3 ore che eravamo lì. Vabbè, dai, un attimo di distrazione. Anche io, la prima volta che stavo andando là. Lo stavi prendendo in faccia? No, l'ho preso. Ah, bene. L'ho preso solo che poi... Sì. Perché tipo, non so, quando corri... Non lo visto vedi. Che è verde, l'erba è verde. Il filo era verde. Si mimetizzava un pochino. Sì, quindi non vedi, sembra che è trasparente. E poi invece guardate i risultati. Senti, poi, ma cos'hai a questi capelli? Ha fatto così. Fai finta che questo è però. Poverina, si è tagliata il naso con un filo, veramente. Adesso sul filo sperata. Ci sarà la pelle. Cos'hai con questi capelli? Che problemi hai? Hai capelli? Ti fanno male. Ti fanno male perché, ha tenuto la coda tutto il giorno e adesso le fa male la testa. Va bene, andiamo a dormire. Cuccioline e cucciolini, buonanotte. Iscrivetevi al canale anche se vi piacciono i capelli, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video.